Un'altra base per il Switch che sta sempre in ufficio, così che io non debba sempre portarmi in giro anche la base del Switch. Da paura. Sto facendo disegnini qua nel frattempo. Ciao carissimi, ma salve! Questo qui è il vostro simpatico Electric di quartiere e oggi facciamo una cosa un po' particolare. Vi spiego, io sono 2 anni che su queste bustine faccio un disegno al giorno per Electric Topi. Sono bustine per la merenda che lui si porta a scuola, si mangia la sua merenda e c'è sempre il disegno top del vostro caro Electric. E oggi volevo quindi rendere anche voi partecipi, registrando da questa postazione, che fa vedere benissimo il disegno su questa bustina. E siccome tanto devo fare un disegno al giorno, per 5 giorni a settimana, adesso che lui è tornato a scuola, tanto vale farci uscire dei video, no? Quindi iniziamo. Sto giocando molto a Xenoblade Chronicles, quindi sono relativamente ispirato. Inoltre ho un bell'artbook che lo riguarda, quindi molto molto comodo, direi. Purtroppo qui non c'è il personaggio che volevo fare io, perché non c'entrano tutti i personaggi qui dentro. Quindi lo cercherò sul telefono. Questo è il personaggio che interessa a me, si chiama Dagas, è un Gladius del fuoco, per ora uno dei miei preferiti dal punto di vista del design. Per tenermi semplice, ovviamente io lo farò in versione un po' chibi, quindi mi metto qua con la mia immagine di riferimento, ho le mie 3 matite, ho la mia bustina, quindi iniziamo. Non utilizzo di solito una matita più dura, voglio dire più morbida sopra l'HB, ma questa volta lo farò così in modo che voi possiate vedere meglio, in quanto questa lascia un segno più evidente. Quindi qui abbiamo un corpicino, una bella testolina, delle braccia sempre piccoline perché ricordo versione un po' chibi. Il bello è che questo personaggio è pieno di dettagli, pieno di cosette come ogni personaggio del gioco, e io devo cercare di essere sintetico in modo da poterlo far entrare in un foglio, in una tavola così piccola che è questa busta, la nostra tavola, per capirci. Lui ha letteralmente una corona indossata per traverso. E vabbè, un elemento particolare nel design, mi piace in realtà. Ha una sorta di armatura particolare tutta su un braccio, solo su un braccio. Cercherò di tenere il tutto molto sintetico proprio perché, come ripeto, lo spazio è piccolo qui, quindi non posso mettere troppi dettagli. Mamma mia, che ascia complicata e complessa che c'è qui. Oltre a cercare di essere... mi sto sforzando. Oltre a cercare di essere sintetico per un fattore di spazio, devo esserlo per un fattore di velocità. Devo fare un disegno così ogni giorno, quasi per 365 giorni all'anno. Non è che vai tutti i giorni a scuola, no? E secondo me ci siamo. Io non so quanto si sia visto. No, mi sembra che si veda bene. Da sopra intendo, da qua. Speriamo. Quello che farò adesso, andrò a ripassarlo in modo carino prima di colorarlo. Quindi andrò prima con lo 01, che è il più fine che c'è di tratto, e lavoreremo con quello. Quindi come potete vedere io non sto impazzendo con il dettaglio, cioè alcune cose le sintetizzo semplicemente facendo dei tratti, non dico a caso, ma non è che mi posso mettere a fare i dettagli, 1000 dettagli che ci sono sul disegno originale, insomma. Infatti non lo sto neanche guardando appositamente il disegno originale, sto cercando anche di improvvisare un pochino con tutti questi segni che ho fatto a matita, perché se no starei lì a correggermi, a fare un sacco di dettagli e quindi a perdere un sacco di tempo. Invece così viene comunque sia un bel risultato, perché comunque sia, anche se non è molto, diciamo, ad alta risoluzione il disegno, perché su un foglietto piccolo, viene fuori un bel lavoro secondo me. Lavorerò anche con del nero pieno dove possibile, mi fa risaltare un po' il tutto. Sarebbe molto più intelligente da parte mia se riempissi questo nero non con uno 01 ma con una punta più spessa, ma siccome ormai ci sono, tu sai che perdiamo un po' di tempo, tanto prendo uno 08, va bene, riempiamo questo nero con uno 08, almeno facciamo un po' prima. Contento Peo? Adesso devi riprendere uno 08, così non sprechiamo lo 01 a manetta, perché se faccio tutto con lo 01 mi finisco lo 01 in una settimana. Avevo detto di non perdermi nei dettagli, eppure eccomi qua a disegnare i lacci sulle scarpe. Non ci manca molto in realtà, perché adesso facciamo questo bel mantello marcondirondirondello. Marco è caduto su un pisello
ed è rimasto incinto. Pensa a te, la magia. E voi non lo sapete, ma dovete stare attenti ai piselli là fuori, perché se ci cadete sopra rischiate di ingravidarvi, quindi attenzione. Dovrebbero mettere dei segnali, attenzione piselli in strada, attenti a non cadere a gambe aperte, ma non lo fanno, e sì, sai com'è, problemi politici. Che poi stavo pensando, no? Voi che magari, che ne so, magari anche voi giocate a Xenoblade Chronicles, avete dei Gladius, delle Blades preferite, quindi dei personaggi catturabili, diciamo così, preferiti. E a me sta piacendo moltissimo come gioco, estremamente profondo, soprattutto proprio la storia di ogni spirito, chiamiamolo così, perché voglio far capire anche a chi non sa un cacchio di Xenoblade Chronicles. In poche parole, tu catturi questi esseri come se fossero dei Pokémon, ma in realtà loro... cioè, è molto più complesso di come lo sto descrivendo, non vorrei assolutamente, come dire, inventarmi cose. È ben più complesso di come lo sto raccontando, ma è bello che ogni di questi personaggi che tu catturi, diciamo così, perché non è la parola giusta neanche in questo caso catturare, però diciamola per facilitarmi la vita, ha una propria personalità, oltre ad avere un tipo. Dagas è di fuoco ed è tipo attacco, nel senso che è un attaccante. Poi ci sono i tank, difensori. Ci sono i guaritori, i healer, classici del genere. E per ora, per quello con cui mi diverto parecchio a giocare, è proprio questo Dagas. Non ha chissà che potenzialità assurde, soprattutto quando poi dovrò sconfiggere bestie iper OP. Però è semplicemente un figo, un piacere da usare. E per me è molto strano affezionarmi e divertirmi ad usare un personaggio maschile, perché al contrario, di solito i personaggi che mi piacciono usare sono femminili. Chi mi segue da molto tempo lo dovrebbe sapere. Adesso con il 08 andremo soltanto a ripassare i tratti esterni per far risaltare un po' il tutto il disegno. Oltre ai tratti esterni, magari quelli che stanno sopra ad altri, quindi ad esempio qui la gamba, che mi va a finire sopra il mantello. Vado a spessire un po' qui sotto, che mi dia un po' di contrasto, un po' di ombra. Vado a modulare un po' il segno qua e là, giusto come chicca, come ultimo dettaglio. Che poi questi disegni spesso fanno una brutta fine, perché essendo una busta contenente del cibo, finisce che viene buttata. Quindi immaginate che già più di 300-400 bustine con i miei disegni sono state buttate nella spazzatura. Non molte ultimamente, perché quelle che si riescono si conservano, tante volte Electric Topi le riporta a casa, quelle che sono piaciute di più, e le conserviamo. Ne comprereste mai una? Perché in caso le metto in vendita. Sono dei pezzi di storia di Electric Topi, nonché mio. Ok, non è che sono un morto di fame che vuole fare soldi in ogni modo, però fanno comodo, sai come. Quindi ricordo a tutti che le magliette sono in vendita, e che se vuoi supportare questo canale ed aiutarmi a continuare a fare quello che faccio, ovvero disegnare qui per voi, fare video e cosette del genere, beh, puoi farlo direttamente acquistando una... Perché sto facendo la pubblicità in questo modo? Adesso che ci penso, questa bandana che ha qui sopra la potrei tranquillamente fare tutta nera, perché mi darebbe molto contrasto, sarebbe molto piacevole. Piuttosto che farlo a colore, lo faccio direttamente col pennarello. Così ottengo lo stesso risultato che ho ottenuto con parti dell'abbigliamento che sono completamente nere. Anche questa è nera. E già, guardate che bel contrasto che crea riempendolo di nero. Così quando colerò d'oro o giallo, insomma giallo-oro, la corona mi risalterà ancora di più, essendo un colore chiaro. Questo è un disegno senz'altro più complesso del solito per il disegno giornaliero per Electric Topi, quindi penso che ne farò solo una settimana così, bello complesso, che sarà quello che registrerò. Quindi fatemi sapere voi se avete preferenze per il prossimo personaggio da disegnare. Se è di Xenoblade Chronicles, mi fa molto piacere, perché è il gioco che sto giocando ora e mi diverte molto. Tutto qua. Ora che l'inchiostro è finito, con la gomma pane o gomma normale va benissimo, accidenti, e vado a pulire la matita sotto, così che rimanga solo il bianco e il nero. Ah, non mi sono scordato di ripassare l'ascia. Mi sono scordato di inspessire anche i tratti dell'ascia per farla risaltare un po' di più. Ecco qua. Che ve ne pare? La firma la dovrei mettere alla fine, ma la metto subito, così dopo, appena ho finito di colorare, il disegno sarà finito. Prendiamo i colori. Dove cacchio me li metto che non impiccino?
mi rimetto l'immagine vicino per i colori, mi voglio togliere subito gli elementi azzurri. Adesso vi faccio vedere come coloro io di base. Io in genere prima faccio le luci e le ombre e poi aggiungo il colore. Questa volta voglio andare subito di colore e provare a tirare fuori le ombre mischiando altri colori sopra. Quindi per ora sto facendo semplice riempimento di tutte le cose azzurre. Azzurre. Purtroppo non è il materiale più bello su cui colorare, ma spero comunque sia di ottenere un risultato decente. Contate che questa è tipo carta super riciclata, proprio spessore minimo, proprio una bustina di quelle usa e getta, quindi immaginate voi. Dopo tutto questo azzurro con un blu un po' più scuretto ma soprattutto saturo, vado a creare un po' di sfumature e dettagli, creare un po' di texture comunque sia. Adesso vado con una, non lo so che colore è, tipo un verde acqua, ad arricchire un po' qualche sfumatura che voglio vedere. Sto sperimentando, sto provando a sovrapporre dei colori qua e là per vedere cosa ottengo. Niente di che. Li sto mettendo comunque sia in dei punti di luce. Adesso con un blu ancora più scuro vado a rendere ancora più evidente questa texture, queste ombre. Tutto lavoro fatto con il blu non proprio scurissimo, ecco. Da quello che si vede in questo disegno, la parte azzurra blu è una delle più interessanti, quindi per quello che ci sto perdendo parecchio tempo. Perderò meno tempo per i pieni di altri colori. Ad esempio, qui ci va il blu pulito, un blu scuro, lo metto semplicemente, creo un po' di sfumature e basta, non ci sto a perdere troppo tempo. Dedico più tempo magari alle parti più interessanti, più in risalto del disegno, tanto è dove ricadrà di più l'attenzione. Vado a riempire un altro po' di colori, poi le stesse ombre di questi colori le farò con un blu scuro. Mi sembra una buona idea. Provo ad andare con un blu scuro qua dietro appena appena per creare un po' d'ombra. Il giusto proprio, senza esagerare. E ci sto già mettendo un po' troppo tempo. Ma come al solito sono io che mi dilungo, perché sono un perditempo in questo senso. Mi piace perdermi nei dettagli e poi ci rimetto. Andrò con un leggerissimo, per fare l'oro, un leggerissimo giallo prima, per niente calzato, giusto appena 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 sopra, e vado a colpire più o meno tutte le parti dorate. E già solo con questo passaggio, quando andrò con il marroncino tipo oro, mi risalterà un po' di più e non mi farà un oro troppo scuro, diciamo. Ecco qua. Adesso provo un altro modo per farlo risaltare ancora un po' di più questo oro, ma non posso garantire che verrà bene, perché tante volte mi scordo pure come faccio di solito l'oro. Non c'è una tecnica precisa che mi ricordo ogni volta. È sempre un po' tipo, oggi cosa proviamo? Come lo facciamo l'oro oggi? Proviamo così, proviamo colà e via. Come viene, viene. Adesso aggiungerò qualche dettaglio, qualche ombreggiatura con questo marrone un po' più scuro e vedere cosa esce fuori, perché come ho detto sto sperimentando. Non vorrei esagerare, ma vorrei aggiungere ancora un po' più di marrone quella, perché mi sembra troppo acceso quest'oro. Lo volevo bello acceso, ma vorrei un po' più di riflessi, un po' più di oscurità. Comunque sì, prendiamo un po' di blu scuro per aggiungere un altro po' di ombre quella. Lui è molto pallido, quindi non è che mi metterò adesso a fare chissà che color pelle. Giusto un pochino, leggero, leggero, poi aggiungerò un po' d'ombra e via, basta. Cioè, quasi che lo lascio bianco perché è pallido praticamente. Non mi scrivete adesso. Secondo me ci siamo. Potrei aggiungere tutte queste nuvole tipo fiamme. Che diavolo sono? Tipo nuvole di fiamme. Molto strane, che sono molto particolari. Sono tipo un misto tra fuoco blu, rosso, viola. Viola, come parlo? Ma, ripeto, un disegno così al giorno, non so neanche quanto ci ho messo perché non ho controllato l'ora. Adesso facciamo una piccola chicca, proprio ultime cose. Bianchetto. Bianchetto per un po'. Un po' di riflessi tipo qua sulla pietra, vado a toccare un po' col bianchetto, poi ci ripasso col dito. In alcuni punti è molto meglio se non ci passate col dito, ma semplicemente lo mettete. Come si chiamano in inglese sono le highlights, le luci più intense, quindi i riflessi e tutte queste cose. E queste di solito danno proprio un tocco in più al tutto. Accendono l'oro, accendono tutto ciò che è di metallo, se le mettete bene, micidiale. E qui posso tranquillamente esagerare con queste, proprio perché è tutto dorato. Addirittura un riflessino sull'occhio. Da paura, proprio una chicchetta proprio. Una chicchetta, hai capito? Sì, le chicchette che ti dà zio Peo. Oh, i riflessi addirittura. Ma che sta, ma scherzavo? Zio Peo, ma sei un grande che mi dai tutte ste chicche, oh, per disegnare. Mamma, io guarda. Io direi che così è sufficiente. Quindi, carissimi, questo è il disegno finito, Dagas coloratissimo, con la corona messa per traverso, l'ascia da paura, proprio
epico personaggio, quindi mini epico disegno versione chibi, Dagas versione chibi, mi facilita un po' la vita allo stile chibi, però perché, ripeto, uno al giorno zia, per 2 anni, siamo al secondo anno che faccio questa roba. Per farvi capire quanto è piccolo, cioè guardatelo vicino alla mia faccia, è un disegno molto piccolo, però pieno così di dettagli, una bella foto su Instagram e ti sei fatto il post top, capisci? Quindi questo è quanto per questo video, spero che questo disegno vi sia piaciuto, se così è stato mostrate un bel po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su, ricordando sempre che 1. Ci sono le magliette acquistabili sotto in descrizione per supportare questo canale e me stesso, 2. Proponete il prossimo personaggio Gladius di Xenoblade Chronicles, perché se è di questo gioco mi diverto di più a disegnarlo, 3. Ricordatevi che questo era Electric. Konnichiwa, arigato. Konnichiwa, kawaii. Konnichiwa, onichi. Konnichiwa, kawaii. Konnichiwa.